questo perché serviva un direttore generale, come ho detto prima, per rafforzare, scusami se ti parlo certo. sopra, per rafforzare quello che è il nostro organico e per rafforzare la società. Non, con questo, non ha questi poteri. Io sono venuto sinceramente non per assistere alla vendita, sinceramente sono venuto per rimanere e per stare il più possibile. Non posso negare, naturalmente, vivendo nel sistema calcio, di oggi in particolare ci sono dinamiche che possono portare delle proprietà a poi accedere, anche perché magari quella è un'opportunità importante che la società stessa non deve lasciarsi scappare, non la proprietà. Capisci? Quindi voglio, non so se mi sono spiegato. Quindi siamo pronti a tutto, logicamente, no? Ma io sono venuto per lavorare e per stare a lungo qua. E mi sembra che anche il presidente sia pantaliero, voglio pensare intanto a quello che c'è da fare al momento, le dinamiche che possono portare a vendere il sudario, come diceva Zarma, sono assolutamente complesse, quindi non sono apportabili a un minuto, a un momento, a un istante, ma sono certamente da sviluppare con calma e attenzione. Ci sono, credo che altre piazze vivano questa situazione, anche se non credo che pensino ad essere un cappello, cioè a Firenze credo ci sia una sede in vendita da tempo. Però attività avanti, va prima di modo, un giorno verrà magari da Marte uno che vuole comprare la Fiorentina, compra. Però chi lavora, Corbino, il mio collega, lavora guardando molto attaccato al presente e con i piedi pensanti a Franchi, gestendo l'attualità, non gestendo quello che potrà. Buongiorno direttore, benvenuto a voi per questo giornalista. Il giornalista di la nostra regia di due domande brevissime. Una è, diciamo, i trattori consapevoli del Presidente hanno timore che un manager come lei possa avere uno spazio decisionale proprio per l'esperienza e la personalità forte del Presidente. L'altra domanda è che se dovesse sintetizzare in tre parole semplicissime la sintesi del suo obiettivo di mandato, quindi l'immagine che devo dare a questa società. Ma oggi tutti i manager che lavorano al calcio si confrontano con proprietà forti, con proprietà presenti, con proprietà incisive. Non parlo solo di Santarini, ma di Laurentiis, di Renato, sia presente in tutta l'attività regionale, quella tecnica. Questo io credo del calcio, vede, io del calcio ovviamente ho maturato tante convinzioni, soprattutto dell'esperienza, di quello che ho vissuto, no? Però io credo che quello che mi ha fatto sentire avanti è la mia certezza unica e dubbio, perché non c'è una verità assoluta, no? Il calcio invece Mourinho che gioca al contrario di Guardiola, proprio con tutte e due, no? Interpretando le cose, allora non siamo, c'è un confronto, ci deve essere un confronto franco. Ecco, preziosi sicuramente il Presidente ha comprato tanta esperienza, a Como mi ha fatto lavorare, quel campionato poi è stato vinto. Io dico che un Presidente oggi si confronta con i suoi manager e decide, io credo che l'ultima parola sia sempre il Presidente, questo è comunque, sempre logico, è l'imprenditore che rischia. Se il Presidente mi consente di esprimere il mio parere, per forza e naturalmente non mi scavalca, cioè non prendo una decisione prima magari di avermi dato la possibilità di dire la mia, per me questo è già sinonimo di autonomia, vuol dire che posso portare avanti il discorso, tutta la parola sarà sempre la proprietà, ma non solo qua, comunque sarà così, sono sempre presidenti molto forti di personalità, Sensi, Ferraino, Viola in particolare, è ovvio che io devo rappresentare la mia determinazione, giusto che il Presidente dica l'ultimissima parola. Per quanto riguarda quello che voglio fare qui, guardi, io non, è difficile sintetizzare con un termine solo, però io credo che quando faccio
facciamo in modo che l'ambiente ci riconosca impegno e positività. Se abbiamo uno stadio pieno, questo vuol dire aver fatto quello che dovevamo fare. L'obiettivo è avere uno stadio che riconosca che stiamo facendo bene, che stiamo facendo un buon lavoro. Nei limiti ovviamente dei nostri obiettivi, di quello che si vede, possiamo magari parlare di sicurezza. Se abbiamo risposto bene a quello che la gente spera che noi possiamo dare, quello già stadio c'è una società che era Luigi Ferraris dove partecipano Genoa e Sampdoria in modo paritetico, quindi il percorso è univoco. Se ci sarà, vedremo. Al momento non mi sembra ci siano aste. Al momento quello che è che la Luigi Ferraris, che è una società partecipata pariteticamente da Genoa e Sampdoria alla gestione dello stadio. Questo è il momento. Poi sul futuro vedremo. Comunque è ovvio che a noi interessa il Luigi Ferraris, questo è fuori di dubbio, cioè vorrei che non passasse il concetto che non siamo interessati a Luigi Ferraris, assolutamente sì, lo consideriamo il nostro stato. Noi quello che si vuole fare, come ho detto prima, come posso dire, definire una procedura di un percorso di vendita in modo strutturato e professionale, con quelli che sono i criteri che vengono seguiti nelle normali compravendite, nelle operazioni di, come vengono definite dagli anglosassoni, di merger, di acquisition. Questo è quello che si è fatto. Quindi l'incarico a Deloitte per procedere a un fascicolo di vendor due diligence. E per la scelta di un advisor conseguente. Questo è un po' il tema. E questo anche poi per, come ho detto prima, per evitare poi quotidianamente la chiamata. Questo non sono questi i tempi di una vendita, possono essere brevi o lunghi, però hanno i loro tempi. Questo è un po' il motivo. Sì, io spero che ci conosciamo meglio le domande. Un po' particolare, no? Perché penso che sarà malizzato, io sono per l'elato, ma io già per la malizia mi auguro proprio di rimanere il più possibile, che era così un desiderio un giorno lavorare qua, vorrei insomma, starci il più possibile, sinceramente. Grazie. Grazie, grazie a tutti. No, ma non pensavo tutt'altro. Sì, no, no. No.